quindi al padrone di casa di venire a dare un saluto di benvenuto. Gianni, sindaco di Moresco. Non toccare il microfono, sennò la Consolandi ti taglia le mani. Buonasera a tutti. Non toccare il microfono. Però non ho combinato. È una questione di tipo igienico-sanitario. Allora, si possono fare queste iniziative, ma deve stare a 50 centimetri e non si può toccare. Scusate, ok. No, non lo puoi sapere. Noi abbiamo fatto diverse di questi incontri, solo per questo lo sappiamo. Non lo sappiamo neanche noi. Siamo stati cazziati prima. Ok, quando sono arrivato mi ricordavano che un anno fa, proprio oggi, l'11 luglio, ci eravamo incontrati in questa stessa sede e quindi che questo possa essere un auspicio anche per il futuro, per i prossimi 11 luglio, magari trovarci sempre con questo spirito, diciamo... volevo semplicemente ricordare comunque da parte del nostro comune la presenza e l'attenzione sempre rivolta a questo tipo di eventi e di comunicazioni. E colgo l'occasione per ringraziare l'impegno che in questi anni ha profuso qui presente assessore e che, diciamo, dopo il terremoto non si è fatto mancare neanche il Covid. Quindi, ecco, va grosso merito di portare avanti, diciamo, il tutto anche in queste situazioni molto particolari. Quindi, bene, io do il benvenuto come sindaco di Moresco con l'auspicio che, ecco, visto che si tratta di un in teoria di un fine mandato, con l'auspicio che non fosse un fine mandato, ma magari poi per una ripresa del prossimo. Ok, ho detto tutto, buon lavoro. Grazie, sindaco. Chiedo cortesemente adesso a chi ci ospita di venire a salutarci, perché ha collaborato con noi a rendere ospitale questa location per farci fare un incontro al meglio. Allora, io non tocco niente, per carità, ho poco da dire. Mi ha anticipato prima il sindaco, praticamente l'anno scorso era l'11 per far partire quel progetto che poi con il Covid adesso si è arenato un attimo. Comunque vediamo con Ido di fare in modo che parta prima possibile e niente, faccio gli auguri a Anna perché questo 11 luglio di Natale ritorni sempre in questa zona a cercare di risolvere i nostri problemi, che qua dei problemi ce ne abbiamo e ce ne abbiamo da risolvere parecchi. E niente, che dire, praticamente io vi auguro una buona campagna elettorale, un buon tutto e che tutto vada per il verso giusto. E vi auguro un buon lavoro, voi la parola, fate quello che dovete fare. Ok, poi alla fine ci sarà un assaggio di frutta per tutti quanti, mantenendo le distanze di sicurezza. Ripeto, mantenendo le distanze di sicurezza, consumeremo insieme la frutta che noi facciamo. D'accordo? Ok. Grazie. Allora, grazie a tutti e grazie per le parole anche commoventi, perché un attimo mi avete commosso. E grazie, non abbiamo mai ringraziato in queste nostre iniziative la dottoressa Consolandi Donatella, che veramente nel post-Covid è operativa esattamente come prima
E quindi lei è quella che si prende anche tutti gli sguardi brutti quando dice non toccate, non fate, state distanti, però insomma è giusto che lo faccia perché dobbiamo stare attenti. E... esatto, siamo più sicuri soprattutto insomma per quello che riguarda il settembre-ottobre quando pare, no? Possiamo avere ancora pericolo invece di rincontrarci con questo virus che in realtà non ci ha mai lasciato. E quindi allora innanzitutto buona giornata, buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui, ringrazio chi ci ascolta da casa e ringrazio soprattutto il Servizio Agricoltura per quello che ha fatto in questi mesi, perché in questi mesi loro hanno operato in smart working e noi pensavamo di non poter continuare la programmazione, di non poter lavorare, invece devo dire che si è dato un esempio di grande capacità amministrativa di adeguarsi, adattarsi ad un modello di lavoro completamente cambiato e molto più faticoso e molto più difficile. Qualcuno dall'esterno può pensare che lo smart working sia una facilitazione, in realtà non è così, soprattutto per noi donne non è così, ma non è così in generale perché in realtà si lavora molto di più di quello che si lavora in ufficio, si lavora anche in orari che sarebbero orari non di ufficio e quindi malgrado tutto si è riusciti a fare un'operazione importante. Noi ci siamo resi conto immediatamente che con il lockdown l'agricoltura continuava, sì, ed era uno dei codici Ateco che poteva continuare a lavorare, ma con grandissima difficoltà, soprattutto in alcuni settori. Questi settori immediatamente, prima di Pasqua, ci siamo resi conto che quelli che soffrivano maggiormente erano il settore soprattutto della vendita degli agnelli, perché a Pasqua, col fatto che l'Oreca era chiuso e quindi non c'era la possibilità di vendere gli agnelli, non c'era neanche quella convivialità familiare, no? Per cui si comprava l'agnello per stare insieme, perché questo era impossibile. E quindi abbiamo cercato e abbiamo dato degli incentivi proprio non ad agnello, perché alla fine non era facile l'agnello, insomma, sapere quanti mesi avesse, chi l'aveva venduto, chi non l'aveva venduto, chi l'aveva macellato, chi non l'aveva macellato, l'abbiamo dato invece a pecora potenzialmente gravida. E quindi l'abbiamo insomma dato un po' a tutti. Un'altra invece realtà che era in crisi sempre della zootecnia era il mondo del latte, perché il latte veniva ritirato a 2 centesimi in meno, sia il latte vaccino che il latte ovicaprino. E non c'è stata nessuna rivolta nelle Marche, perché noi abbiamo dato nei mesi di Covid la differenza di prezzo che è stata valutata circa in 2 centesimi. Non l'abbiamo calcolata al latte perché non si può calcolare al latte, poi magari lo spiegherà meglio il dottor Luciani, ma abbiamo trasformato sempre la pecora o la vacca in quote latte. Poi magari lo spiegheremo meglio, perché dal punto di vista della concorrenza non si può pagare il litro di latte. Poi ci siamo resi conto invece che le aziende agricole, anche l'ortofrutta, avevano sviluppato una modalità di adattamento importante, che era l'adattamento della consegna a domicilio, e in maniera spontanea le aziende si erano organizzate per poter vendere un paniere di propri prodotti o anche panieri di prodotti diversi a domicilio. Allora abbiamo emanato un bando che ha avuto un grandissimo successo per piccoli investimenti fino a 20.000 euro che noi abbiamo finanziato fino all'80% per poter comprare tutto ciò che potesse servire per l'imballaggio, per il confezionamento, per la consegna. Penso per esempio agli scooter che tanto sono stati criticati e che il servizio non voleva inserire nel bando, ma poi abbiamo trovato una mediazione, anche lì l'abbiamo inseriti. Oppure anche tutta la promozione per la vendita, quindi promozione anche sui social per promuovere la vendita a domicilio. Questo bando devo dire che è stato anche rifinanziato ed è andato molto, molto bene. Poi durante il Covid abbiamo evidenziato segnali più gravi di altri settori, in particolare il settore del vino, che comunque la punta di diamante, che comunque la locomotiva di tutta l'altra, dell'export delle Marche. E il vino ha sofferto molto perché ristoranti chiusi, alberghi chiusi, bar chiusi, quindi anche il nostro vino, i nostri vini sono vini di grande qualità, quindi è vero che qualcosa c'è nella GDO, ma non tantissimo.
E allora abbiamo messo in campo diverse misure, una di distillazione, poi ne parleremo più nel dettaglio, che è parallela e complementare di quella nazionale, che serve ad aumentare la percentuale che viene data ad ettolitro, e poi la vendemmia verde, insomma ne parleremo. Invece l'unica, la, diciamo, la misura che esiste solo in Regione Marche, che solo Regione Marche ha pensato e ha messo in campo, è quella dello stoccaggio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di non far abbassare i prezzi dei nostri vini, perché i nostri vini sono vini preziosi, sono vini costosi, perché hanno una, un costo nella preparazione, un costo in cantina, un costo in vigna. E quindi noi non ci possiamo permettere dal punto di vista strategico di abbassare i costi dei nostri vini. Allora paghiamo lo stoccaggio del vino, cioè paghiamo lo stoccaggio di 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 10 mesi, fino a 12 mesi, per evitare che l'imprenditore sia, come dire, attratto dall'idea di poter abbassare i costi. Oltre a questo pagheremo anche le passività dei mutui fatti per la promozione. Questa è un'altra misura che solo la Regione Marche ha. La misura della distillazione complementare a quella nazionale l'hanno adottata soltanto 4 regioni, anzi forse 3, mi pare che la Puglia, Piemonte, la Basilicata. Piemonte e Basilicata, un'altra regione, probabilmente la Puglia, che ancora non ha deciso il quantum. Quindi voglio dire, in Regione Marche stiamo facendo un percorso che è insomma, diciamo, più forte. Ah, poi abbiamo una misura per la linea Vaccavitello. E una cosa importante è l'agriturismo. L'agriturismo avrebbe iniziato a lavorare proprio durante il periodo pasquale. E abbiamo consentito la consegna a domicilio con una norma fatta all'ultimo momento, proprio per consentire loro, almeno nella giornata di Pasqua e di Pasquetta, di poter consegnare i pasti a domicilio. Devo dire molto molto ostacolata da alcune associazioni del commercio, che ce l'hanno ostacolata e che stanno ostacolando anche la modifica che porteremo comunque, secondo me, comunque porteremo in consiglio, sempre sull'agriturismo. All'agriturismo diamo un tantum a fondo perduto. Quello di cui stiamo parlando sono tutti i fondi perduti, quindi questo non c'è neanche necessità per lo stoccaggio di fideiussione. E l'agriturismo invece abbiamo deciso di mettere un quantitativo importante, perché sono 2 milioni di euro, e daremo a fondo perduto dalle 1.000 euro fino alle 4.000 euro, ma nel frattempo stiamo modificando il piano di sviluppo rurale per utilizzare 5 milioni di euro sempre per aiutare gli agriturismi. Insieme l'ultima modifica, che è ancora in costruzione, che abbiamo costruito, diciamo, all'ultimo momento, perché non ce l'ha accettata il Ministero dell'Agricoltura, è un aiuto al vitellone da 12 a 24 mesi. Quindi verrà dato un aiuto a capo bovino. Allora, è la soluzione del problema? Certo no, questa non è la soluzione del problema, però nella piattaforma, che voi sapete che la Regione Marche ha messo in campo, dei 210 milioni di euro, l'agricoltura sta facendo quello che vi raccontiamo. Le altre misure riguardano il turismo, le altre misure riguardano le associazioni, le altre misure riguardano per esempio l'aiuto agli affitti per chi ha avuto un calo di reddito e non può permettersi di pagare l'affitto, o non può permettersi di pagare per esempio l'affitto dei figli che sono all'università iscritti agli Atenei Marchigiani. Quindi questo è un altro pacchetto di 10 milioni di euro. Quindi daremo degli aiuti, stiamo dando degli aiuti a tutta una serie di settori. E la caratteristica qual è? Che questi fondi sono molto veloci, i bandi sono molto snelli, per iscriversi è facilissimo e l'erogazione dei contributi è immediata. Ce lo possiamo permettere perché sono fondi regionali e non sono fondi comunitari. Sono fondi regionali che giacevano nel bilancio da 20 anni, alcuni, che non potevano essere spesi perché erano fondi vincolati residui, quindi c'era un divieto per la regione di utilizzarli. Il governo ha emanato una norma che ci ha consentito di tirare fuori dal bilancio e di ritrovare tutti questi fondi che erano stati ormai dimenticati perché inutilizzabili, e di fare una manovra in maniera, noi l'abbiamo fatta solo le Marche, anche questo solo le Marche, una manovra molto veloce per poter rimettere immediatamente in circolo queste risorse.
Quindi 210 milioni sono tanti, non risolvono il problema, però in alcuni casi servono anche a dimostrare che c'è un'attenzione, un aiuto della regione rispetto alle sofferenze di un comparto. Allora, io lascerei... poi presenteremo invece una novità assoluta della quale io sono molto molto orgogliosa. Si tratta di un'app che si scarica, poi lo faremo la prova, dal telefonino in maniera semplicissima, ovviamente gratuitamente, e mediante la quale ogni beneficiario del piano di sviluppo rurale può non solo verificare lo stato d'avanzamento della sua pratica, ma l'app gli comunica le scadenze e ognuno di noi la può comunque scaricare per vedere quali sono le azioni che la Regione Marche mette in campo per l'agricoltura. È semplicissima da usare ed è veramente molto comoda, perché tante volte ci si dimentica appunto delle scadenze. Può capitare che ci si dimentichi di una scadenza o non si sappia che c'è un'uscita un bando, e questa app invece ci comunica tutte queste novità. È un'innovazione dell'agricoltura. Io ringrazio il servizio che insomma è sempre comunque ci fa questi, io li chiamo regali, perché insomma sono delle novità che servono molto e che ci fanno e che dimostrano che l'agricoltura è molto più innovativa di tanti altri settori che ad un primo impatto, no, dovrebbero esserlo. Invece l'agricoltura ci meraviglia sempre per l'innovazione. Allora io lascerei la parola al dottor Luciani, così ci spiega nel dettaglio che cosa sono queste manovre, come si può partecipare, e poi se ci sono domande, poi insomma spiegheremo l'app e poi se ci sono domande approfondiamo i temi che vi interessano. Grazie. Allora, buon pomeriggio. Entriamo un po' nel dettaglio, ecco, della manovra che l'assessorato all'agricoltura ha messo in campo per sostenere il comparto in questo momento appunto di difficoltà. Come si diceva, ci sono settori che hanno subito di più il colpo dell'emergenza coronavirus, specie i settori appunto di particolari produzioni che si interfacciano direttamente con la ristorazione, per esempio, o con determinati canali commerciali piuttosto che altri, o in determinati momenti. Ed è proprio su questo che è stato fatto appunto lo studio specifico per capire quali settori fossero stati più esposti di altri e lì andare ad intervenire. Li vediamo in dettaglio. Allora, intanto la manovra nasce, diciamo, intanto nell'immediato con una legge regionale 13 del 2020, fatta ad aprile proprio al centro della crisi sanitaria, nella quale sono state appunto individuate due misure i cui bandi ormai sono stati chiusi, adesso li comunque illustriamo per, diciamo, dare una completezza del panorama delle attività che sono state fatte. Dopodiché è stata fatta un'ulteriore legge regionale, appunto la numero 20 del 2020, nella quale, è quello che diceva l'assessore, dove sono stati tirati fuori tutti i soldi del bilancio regionale che non erano magari spesi da tantissimo tempo e che per effetto di una legge nazionale si sono potuti rimobilitare. Ecco, quindi si sono rimobilitati e sono stati messi a disposizione dei vari servizi, dei vari settori per poter individuare i filoni di intervento. Oltre alle due leggi regionali, interveniamo noi come agricoltura anche con il PSR. Vedremo alla fine con il PSR ha dei, diciamo, un meccanismo di intervento un po' più articolato, quindi i bandi qui usciranno a settembre. C'è bisogno di una modifica preliminare del PSR che stiamo già facendo,
però anche questi li metteremo in campo. Allora, come si diceva, i due bandi già chiusi, ecco, il primo per quello per il settore ovino, dove si è andati un po' a supportare le difficoltà che c'erano per le aziende specie ovicaprine che vendono la carne specie nel periodo di Pasqua, nel periodo pasquale. Sappiamo appunto qui che il sistema dei ristoranti è stato chiuso, quindi anche i venditori ovviamente, quindi anche le aziende agricole hanno avuto delle difficoltà. È stato appunto istituito un aiuto a pecora che era in azienda al 31/12/2019 con un'età di almeno 12 mesi, quindi in grado di produrre dei figli, e ad ogni capo di queste caratteristiche è stato associato un contributo di 6 euro per se l'allevamento è iscritto nel circuito dell'IGP dell'Agnellone dell'Appennino centrale, oppure se non è iscritto al circuito dell'IGP di 4 euro per pecora, per un massimo aiuto per la singola azienda di 5.000 euro. Il bando, abbiamo detto, è scaduto, però come vedete, insomma, sono state presentate 322 domande, quindi adesso diciamo è andato molto bene. L'altra misura che ha incontrato molto, diciamo, l'esigenza del territorio è stata quella per la vendita a domicilio. Ci siamo appunto inseriti in questo barco che si è creato appunto nel momento dell'emergenza sanitaria. Come sapevamo, insomma, le persone in quel periodo dovevano rimanere a casa, quindi ci poteva essere anche un'idea di fare un servizio di portare a domicilio il cibo direttamente dalle aziende agricole. Naturalmente le aziende agricole Che è successo? È ceduta una sedia, non ho niente da... Però... ma sai che c'è? Che se sali qui lo fanno, Tutto a posto? Ok? Come va? A posto? Mannaggia. Ma questi si schiantano di botto. Allora, va bene, andiamo avanti, Andiamo avanti. Dicevo, ecco, le aziende per poter affrontare questa diversificazione si deve organizzare. Primo tra tutti deve creare degli spazi in azienda per la conservazione dei prodotti, quindi celle frigorifere, attrezzatura per il confezionamento particolare, appunto per la vendita a domicilio, e anche mezzi di trasporto. Ecco, infatti siamo andati con un 60% su piccoli investimenti tipo celle frigo, insacchettatrici, confezionatrici, aiuti al 70% sui costi di gestione anche del personale e per noleggi e per leasing per trasporti, quindi anche furgoni, appunto, come si diceva, motocicli, ecco, per questo tipo di attività, e aiuti anche dell'80% per la promozione. Ecco, la promozione che è un aspetto sempre molto importante da tenere sempre in forte considerazione, alla quale qualsiasi impresa agricola si dovrebbe dedicare una buona parte del suo tempo, e quindi sia piattaforme per la vendita diretta e anche, perché no, per proprio la pubblicizzazione del proprio prodotto aziendale. E questi erano i due bandi che erano chiusi. Poi dopo abbiamo detto, con la legge 20 del 2020 sono stati tirati fuori altri soldi e
È stato fatto, ecco, qui proprio la manovra molto, molto ampia, con un ventaglio di misure, diciamo, molto diversificato. Allora, per esempio, questo bando qui, che è l'aiuto per le aziende lattiero-casearie, un bando che scade il 20 di luglio, quindi è ancora aperto. Ad oggi sono state presentate già 150 domande, però ancora ne arriveranno delle altre, perché chiude il 20 di luglio. Qui va a compensare appunto il calo del prezzo del latte che si è registrato, e appunto poiché questo aiuto che diamo però non può essere dato non lo possiamo associare al prezzo del latte, ma deve essere comunque un aiuto che va a sostenere la liquidità dell'azienda, perché appunto se ti pagano di meno te vai in crisi di liquidità e quindi c'è bisogno di reintrodurre liquidità in azienda. Allora abbiamo dovuto trasformare l'aiuto da un aiuto al litro di latte a un aiuto comunque a capo. Quindi questo significa che in ogni caso, se te hai dei capi che producono latte, da questi si calcola il quantitativo di latte che può essere mediamente prodotto, e quindi diciamo l'aiuto alla fine arriva in azienda ugualmente. Ecco perché appunto si parla di un aiuto a pecora, a capra, che abbia almeno 13 mesi, che sia iscritta nella banca dati zootecnica nazionale al 1° di giugno del 2020, fino a un massimo di 8 euro per capo. Naturalmente i capi sul gregge vanno calcolati tutti al netto di un 10%, che è quello che sta in asciutta normalmente, diciamo. Quindi si prende tutto il gregge, gli si leva il 10% e su quello che rimane si dà 8 euro a capo. Idem per il settore bovino, dove quindi per ogni vacca di almeno 25 mesi che sia registrata in banca dati nazionale al 1° di giugno del 2020, al netto del 10% sempre per l'asciutta, un aiuto fino a 70 euro per capo. Qui si parla sempre fino a, perché adesso diciamo qual è il meccanismo del calcolo. Se poi il bovino è all'interno del circuito di produzione del latte QM, ci sono alcuni che certificano QM, qui il premio si raddoppia, da 70 passa a 140 euro per capo, perché lì ci sono naturalmente, c'è la qualità, ci sono dei costi superiori per la certificazione della qualità, per gestire la propria azienda ai sensi del disciplinare di produzione di qualità, e quindi il valore diciamo si raddoppia. Per ogni azienda c'è un massimo di 20.000 euro e un minimo di 1.000 euro, quindi se anche il calcolo degli aiuti per singola categoria, di quelle che ho detto prima, dovesse portare di meno, comunque si erogano i 1.000 euro. Dicevamo, qui come tutti gli altri bandi che vedremo finora c'è uno stanziamento iniziale del bando, qui sono 250.000 euro ad oggi, si prenderanno tutte le domande, si fa la somma dei contributi che tutte le domande richiedono, quindi c'è un fabbisogno complessivo. Se il fabbisogno supera la dotazione del bando, si dovrà, a meno che non ci sarà la possibilità di rimettere dei soldi sui singoli bandi, e questo poi sarà da parlarne, si dovrà vedere, però se le cose dovessero rimanere così, siamo chiaramente costretti a tagliare un po' per tutti, proporzionalmente diciamo per ognuno. Non lo faremo. Altro aiuto, sempre nel settore zootecnico, per la linea vacca vitello, quindi per le aziende che producono diciamo
le proprie produzioni di carne direttamente da fattrici che sono in azienda. Quindi qui sempre il bando che scade il 20 di luglio, anche qui c'è un successo enorme, sono state presentate 251 domande. Per ogni vacca nutrice di razza marchigiana iscritta al libro genealogico, che abbia almeno 25 mesi e che sia iscritta alla banca dati nazionale zootecnica al 1° di giugno, si prende 40 euro a capo. Con un minimo, ecco, bisogna avere almeno 15 capi, quindi per avere una minima, ecco, se no non si arriva nemmeno appunto a questi 1000 euro se è troppo poco. Aiuto a vacca nutrice invece per vacche di razza diversa dalla marchigiana, sempre con le stesse caratteristiche, 30 euro a capo. Quindi c'è un aiuto ad azienda minimo sempre di 1000 euro. L'altro aiuto per l'altro settore che ha avuto notoriamente una crisi di liquidità, perché ha dovuto chiudere proprio fisicamente, per legge ha dovuto chiudere per 3 mesi, e poi anche quando ha riaperto non è che le presenze sono state come quelle dell'anno precedente, insomma. E sono le aziende agrituristiche o le fattorie didattiche. Ecco, noi nelle Marche abbiamo circa 1000 aziende agrituristiche in attività. Queste aziende, appunto, nel periodo febbraio, marzo, aprile e maggio sono state chiuse, e molte di queste hanno dipendenti, hanno comunque da sostenere i costi fissi, e quindi per queste è obbligatorio un intervento, diciamo, poi diciamo sostanzioso, perché ed è un settore che per l'economia marchigiana dà un contributo grandissimo anche in termini di immagine, diciamo, perché sappiamo benissimo che ospita persone che vengono da fuori, che poi dopo acquistano prodotti, fanno venire altre persone, vanno nelle aziende vicine per acquistare prodotti di qualità e quant'altro. Quindi ecco, le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche svolgono un ruolo, oltre che economico, anche diciamo di carattere quasi socio-economico, anche sociale. Ecco, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il fatturato del 2019, si deve prendere il fatturato del 2019, si deve vedere qual è il periodo di apertura di ogni agriturismo, perché ogni agriturismo potrebbe non aprire dal 1° di gennaio al 31 dicembre, potrebbe aprire per esempio a partire da febbraio, da marzo, ecco. Poi si incrocia il periodo di apertura con il periodo che abbiamo preso in esame, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, e si vede quanti giorni a quanti giorni corrisponde la chiusura effettiva di quest'anno. Si prende il fatturato dell'anno scorso, si parametra e si dice che, siccome l'anno scorso avevi avuto un tot di fatturato, per quei 3 o 4 mesi si fa i 3/12 o i 4/12, e quello diciamo il contributo che si andrebbe a considerare. Si prendono comunque tutte le aziende, tutte le domande che arrivano, come prima, si fa la somma di quello che arriva, dopodiché se le richieste sono superiori alla dotazione finanziaria si fa una riduzione proporzionale. Il conto è semplice, abbiamo detto, sarebbero 1000 agriturismi, se tutti gli si può dare 4000 euro sono 4 milioni di euro, la dotazione del bando è 2 milioni di euro, quindi ci sarebbe la metà per ciascuno. Però insomma staremo a vedere. Ecco perché interveniamo con non tutti, chiaramente. No, ho detto, diciamo, se tutti chiedessero 4000, ecco, sarebbe così. Però diciamo, per non impaurire, che effettivamente la dotazione era quella che era, e poi se non basteranno cercheremo di aumentarla, ma che il calcolo è stato fatto calcolando veramente, poi lo diremo, sia tutti i vitelli, calcolando tutti gli agriturismi, calcolando la tipologia,
Poi parleremo anche di florovivaismo. Io mi sono dimenticata, scusami, certo. Roberto, prego, prego. Che è un settore in grandissima sofferenza, perché come voi sapete, per una lettura scellerata dei codici Ateco, la grande distribuzione ha rimandato indietro tutte le piante da frutto e da fiore ai vivaisti, che hanno mandato tutto al macero. Quindi c'è stata, oltre alla chiusura delle frontiere, oltre al fatto che non ci sono stati matrimoni, per dire, non c'è stata festeggiata la festa della mamma, non ci sono state le comunioni, quindi non c'è stato l'orto da poter, per quello che riguarda l'ortofrutta, l'orto da poter coltivare, perché voi sapete che si è potuto coltivare l'orto soltanto a seguito di ordinanze o di decreti, e quindi una sofferenza del settore che nelle Marche vede 500 aziende, quindi non sono poche. Da noi è un settore molto importante quello del florovivaismo. Quindi sono intervenuta per dire questo e per dire che anche nel florovivaismo noi abbiamo fatto i calcoli sui fatturati dello scorso anno del comparto, quindi probabilmente i soldi in teoria rispetto ai calcoli che abbiamo fatto dovrebbero bastare, però come dice il dottor Luciani, se non dovessero bastare o si rifarà una ridistribuzione o forse più probabilmente cercheremo di integrare i fondi. Ma poi sull'agriturismo adesso... sull'agriturismo c'è una modifica. Ci sarà ci mettiamo un altri 5 milioni di euro col PSR, che quindi sarà in grado di coprire tranquillamente il fabbisogno quando ce ne fosse, ecco. Comunque ad oggi qui sono state presentate 343 domande per proprio azienda agrituristica e 5 domande come fattoria didattica. È normale che siano, diciamo, così poche, perché complessivamente le fattorie didattiche da sole, perché le fattorie didattiche, o meglio, l'azienda agrituristica che svolge anche attività di fattoria didattica, gli si considera tutto dentro il pacchetto dell'agriturismo. Se c'è una fattoria didattica che fa solo quello, e sono circa una ventina nelle Marche, già 5 ecco, hanno presentato domande, quindi praticamente allora, cosa che presenteranno. Tra l'altro le poche domande presentate perché le associazioni di categoria ci hanno proprio chiesto, siccome ieri scadeva la domanda unica, ci hanno chiesto di fare la scadenza, di prevedere la scadenza il 20, perché fino a ieri sono stati impegnati per la domanda unica, quindi da oggi dovrebbero cominciare a inserire i dati in maniera più tranquilla. Infatti, ecco, questi bandi avevano una previsione di scadenza già dal 30 di giugno, alcuni primissimi di luglio, e sono state portate tutte al 20 di luglio con una proroga, proprio perché per andare incontro all'organizzazione del lavoro di chi ci presenta le domande, che sono i CAA, che sono quindi le organizzazioni professionali agricole, per tenere conto appunto del fatto che c'è un'esigenza immediata, che è quella della presentazione delle domande della PAC. La scadenza era, tranne che per la distillazione del vino, che era collegata al bando nazionale, era il 30 di giugno, sì. La scadenza naturale. Poi abbiamo prorogato, perché ci è stato chiesto. Ecco, e andiamo appunto all'aiuto sulle aziende florovivaistiche. Come si diceva, anche queste sono incappate in un... nel momento in cui c'è stato il lockdown, in una crisi di vendita proprio, ecco, e qui c'erano prodotti proprio quantità di fiori, quantità di verdure, quantità di prodotto che sono state messe al macero, purtroppo, ecco, questo, e non c'è stato niente da fare. E anche qui quindi siamo andati con la compensazione della perdita di fatturato, diciamo in maniera praticamente analoga a quella dell'agriturismo. Quindi si prende il fatturato del trimestre della chiusura del Covid, o meglio si prende il fatturato di quel trimestre riferito al 2019, si riporta diciamo al 2020 e si può fare un aiuto che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, con sempre il solito meccanismo, che si prendono tutte le domande e poi si va a una eventuale ripartizione qualora la dotazione non dovesse essere sufficiente. Ad oggi qui sono state presentate 158 domande. Allora, 20.000 euro vi sembrerà una cifra molto alta, ma ci sono nostre aziende florovivaistiche che fatturano milioni di euro e che hanno avuto danni proporzionali. Se fatturano 20 milioni di euro con un numero di dipendenti corrispondente, quindi lì sono costi fissi che comunque ci sono.
E veniamo al settore del vino. Settore del vino che per sua natura è sempre abbastanza complicato, diciamo, ecco, perché qui dobbiamo dire, allora io il settore del vino mi appassiona abbastanza perché lo seguo proprio direttamente, mentre gli altri sono un po' il supplente. Scusa, ti posso interrompere? Sono una rottura di scatole grossa, loro non mi riprenderanno sicuro perché l'ho stressati e perché li interrompo. Però a proposito di vino voglio ringraziare Ido Perozzi che sta qui, con sua moglie tra l'altro raramente. Che saluto, lo voglio ringraziare perché per me è stato un punto di riferimento, nel senso che pensiamo le misure, no? Le immaginiamo, le immagino politicamente, le immaginiamo tecnicamente, poi loro sentono Ido perché lui è con me, insomma, è sempre una questione tecnica, e poi alla fine lui ci fa da verifica, da prova del 9. Se a Ido dice che la misura può funzionare, allora noi la approfondiamo. Quindi lo ringraziamo per il supporto gratuito che ci ha fatto. Se non si arrabbia più di tanto, insomma. Dopo si arrabbia qualche volta, però vabbè. Mi scrive anche delle letteracce, eccetera. Però è la prova del 9. Se Ido dice che può funzionare, allora noi andiamo avanti. Se ci dice che non funziona, no, abbandoniamo. Allora, sul settore vitivinicolo il discorso è molto ampio. C'è una vera e propria sottomanovra nella manovra per l'agricoltura, perché diciamo noi qui magari stasera focalizziamo meglio i bandi regionali che facciamo sul vino, però sul vino ci sono anche le misure nazionali nelle quali noi centriamo, perché partecipiamo direttamente alla costruzione degli atti ministeriali quando ci sono appunto le misure appunto nazionali. E sul vino ci sono proprio sul vino la distillazione e lo stoccaggio. Sull'uva, quindi sul vigneto, c'è quella che si chiama, diciamo, vendemmia verde, e che quindi è l'alleggerimento, ecco, del quantitativo di uva che poi andrà a produrre per il prossimo anno, sia totale che parziale, quindi come una sorta di diradamento selettivo per migliorare la qualità di quello che rimane. Noi adesso parliamo dei due bandi regionali che fanno parte appunto della legge regionale 20 di giugno 2020. Poi accenniamo anche alle misure nazionali. L'aiuto allo stoccaggio dei vini di qualità. Allora, per il settore vitivinicolo nelle Marche, diciamo, forse il fiore all'occhiello delle misure, perché è la misura che serve per dare liquidità alle aziende vinicole e da quelle aziende che producono vini di alta qualità e che nel momento dell'emergenza sanitaria sono state proprio quelle che sono state le più colpite. Nelle Marche sono 20 anni che ci battiamo per aumentare la qualità nel settore vinicolo, quindi con grandi investimenti sia nel vigneto sia in cantina, sia per quanto riguarda la promozione. Si è arrivati ad elevare la qualità media a livelli anche di eccellenza. Nel momento in cui c'è stata l'emergenza sanitaria, quindi è chiuso il sistema degli hotel, dei ristoranti e dei caffè, che è proprio il canale commerciale sulle quali noi abbiamo spinto per 20 anni, per 30 anni a far andare le nostre aziende. Quindi le aziende che sono state portate a produrre la bottiglia, a produrre la qualità che contiene quella bottiglia, e sono state proprio queste aziende ad essere le più colpite. Quindi loro hanno iniziato ad avere stock di prodotto invenduto in cantina perché i loro acquirenti non potevano più acquistarli perché erano chiusi. Ecco. Allora, a fronte di questa difficoltà,
Come si interviene? Si interviene, siccome questi sono vini di qualità che non possiamo distillare, non possiamo buttare, li possiamo solo conservare per un po' più di tempo. Ecco perché l'aiuto allo stoccaggio. Quindi noi diamo un aiuto alla liquidità dell'impresa facendo stoccare, quindi facendo conservare, quindi togliendo dal mercato per un po' di tempo questo vino e portandolo più avanti quando ci auguriamo, spieghiamo che il mercato riprenda. Ecco perché l'aiuto allo stoccaggio dei vini a denominazione di origine, quindi IGT, ad DOC e DOC G, che può avere quattro opzioni per 4 mesi, per 8 mesi, per 12 mesi. Quelli che lo fanno per 4 mesi è perché quegli stock devono essere venduti poi adesso a Natale. Quelli che lo facciano per 8 mesi sarebbero i vini che poi si venderanno in primavera. Quelli per 12 mesi sono quelli che si conservano più a lungo, quindi saranno i vini rossi che si devono invecchiare, che andranno a essere venduti l'anno prossimo di questo periodo. Per lo stoccaggio prevediamo un aiuto di 2 euro al mese per ettoli, 2 euro al mese per ettolitro per i vini DOC e DOC G e 1 euro al mese ettolitro per i vini IGT. Ecco. Anche qui stesso meccanismo. Allora, la dotazione finanziaria del bando sono 2 milioni di euro. Si fa la somma delle domande che sono pervenute. Se i 2 milioni sono sufficienti va bene, se non sono sufficienti si fa una ripartizione proporzionale. Altra caratteristica del bando è che la ripartizione proporzionale si fa prima sulle quantità al di sotto dei 500 ettolitri per ogni azienda. Quindi per fare in modo che anche le piccole aziende, tutte le piccole aziende, sappiamo benissimo che ce ne sono tante piccole aziende nelle Marche che fanno vini di ottima qualità, possano accedere alla misura, perché sennò ti arriva uno che fa 10.000 ettolitri e ti porta via tutto. E invece tagliamo a 500 ettolitri, primo giro di conteggi su questi 500, su tutte le quantità fino a 500 ettolitri, poi se finiscono i 2 milioni di euro abbiamo finito. Se invece ci avanza dei soldi andiamo alle quantità sopra ai 500 ettolitri. Anche questo questo bando scade il 20 di luglio. Poi abbiamo la distillazione dei vini comuni, che da qualche parte si dice vini non di qualità. È vero, forse sono non di qualità, sono i vini comuni, sono i vini da tavola. Qualche volta sono di qualità anche i vini da tavola, quindi non possiamo dire non di qualità. Diciamo i vini comuni, no, i vini non a denominazione di origine. Qui il meccanismo anch'esso è abbastanza complesso, perché per la distillazione noi Regione Marche interveniamo ad integrazione del bando nazionale che fa il Ministero. Il Ministero ha fatto un bando che prevede analogamente un contributo per la distillazione dei vini comuni e che prevede un aiuto di 2,75 euro per grado per ettolitro. Noi interveniamo con su queste domande che hanno avuto il contributo nazionale per la distillazione con un ulteriore euro e 25 per arrivare a 4 euro grado ettolitro. Tanto per capirci, diciamo, per un vino di 10 gradi 4 euro grado ettolitro significa 40 euro al quintale, per un vino di 12 gradi significa 48 euro, che è una buona remunerazione. Anche qui il meccanismo è sempre uguale, cioè si prendono tutte le domande e poi si fa la ripartizione proporzionale del contributo su tutti. Se è sufficiente va bene, se non è sufficiente dobbiamo tagliare. La priorità è per le domande che hanno avuto il contributo sul nazionale, quindi prima si interviene con l'1,25, poi se avanzano dei soldi e qualcuno ci ha fatto domanda solo a noi, si interviene anche sulle domande che sono arrivate solo in regione per 4 euro
euro grado ettolitro direttamente. Qui, siccome il bando del Ministero scade il 15, noi lo possiamo iniziare a prendere le domande dopo che è scaduto il bando nazionale, perché l'elemento importante e istruttorio per valutare le domande è appunto il fatto che sia approvato sul bando nazionale, perché non dobbiamo sapere se dobbiamo intervenire con l'euro e 25 oppure con i 4 euro. Quindi il bando è scritto, è pronto, la prossima settimana sarà emanato, diciamo il giorno dopo, quindi il 15, se non lo prorogano ulteriormente il 16 sarà emanato. Cioè, diciamo che noi eravamo, mi permetto di dire che noi eravamo pronti il giorno 8, perché il 7 scadeva il bando nazionale, quindi noi eravamo pronti l'8 con il bando per uscire, poi loro ce l'hanno prorogato e quindi noi siamo stati costretti a prorogare. E qui dobbiamo andare per forza dietro al nazionale. Per essere efficaci, diciamo, su questa misura dobbiamo andare dietro al bando nazionale. Allora, perché è importante la misura della distillazione? Distillare significa praticamente buttare via il vino, in un certo senso. Peraltro, il prodotto della distillazione può essere esclusivamente alcol a uso sanitario o industriale o energetico, soprattutto sanitario. Dico perché è importante la distillazione? Perché col fatto che c'è stato quindi, specie per i vini di qualità, uno stop di un certo periodo di vendite, e quindi diciamo le quantità in azienda si sono un po' accumulate, c'è bisogno di, anche per questioni organizzative interne alle cantine, adesso ci stiamo avvicinando a un'altra vendemmia che peraltro si prospetta anche di quantità, perché i vigneti si vedono che sono molto 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 rigogliosi, e quindi c'è bisogno anche di far posto in cantina, cioè i vasi vinari vanno preparati per accogliere il vino dell'anno prossimo. Quindi le partite che ci sono sempre in cantina, delle partite di vino meno appetite, queste possono essere avviate alla distillazione. Quindi diciamo, mettendo tutti insieme, i vini buoni ce li teniamo, li stocchiamo e ce li vendiamo l'anno prossimo. I vini meno buoni li possiamo distillare con un prezzo che è, diciamo, remunerativo. Interveniamo sul vigneto anche con una riduzione delle rese, quindi con un diradamento che diminuisce del 15% il quantitativo rispetto a quello della media dei 5 anni precedenti. Alla fine, insomma, mettendo tutto insieme per il comparto, dovremmo essere riusciti, insomma, a dare un supporto reale che quindi consente per le aziende di fargli avere una costanza nella propria attività microeconomica, ma soprattutto a livello regionale di evitare un abbassamento del valore medio dello stock di vino a livello regionale, con tutte queste misure. Come dicevamo, ed è proprio in fase di comunicazione con la Commissione europea, è di avanti ieri la posta elettronica che è arrivata dal nostro referente che ci ha detto sì, va bene, come state calcolando, che è proprio il metodo di calcolo che dicevamo prima per le aziende agrituristiche. Quindi noi utilizzeremo lo stesso impianto per le aziende agrituristiche e fattorie didattiche per il PSR. Così come l'abbiamo utilizzato per il bando regionale, utilizzeremo lo stesso impianto, quindi con la perdita di fatturato nel periodo febbraio-maggio del 2020, che si sommerà, che si, diciamo, verifica con la denuncia dell'IVA dell'anno 2019. E qui la differenza rispetto al bando regionale è che qui il massimo non è 4.000 euro, ma è 7.000 euro. Quindi ci saranno
anche aziende che sono un po' più grandi. Cioè, 3 milioni di euro in più. E qui ci sono oltre 2 milioni di euro regionali, 5 milioni di euro del PSR. Però questo è un bando che appunto uscirà a settembre, dopo che avremo messo a punto la scheda di misura del PSR, quindi sarà chiuso il percorso della modifica. No, le aziende già sanno che ci sarà, quindi far sapere, ecco, alle aziende che ci sarà questo bando al quale potranno partecipare tutte e che verosimilmente coinvolgerà tutte, tutte potranno avere questo indennizzo, chiamiamolo così, è indennizzo, anche una, sì, rassicurazione per le aziende. Oltretutto, che hanno l'agriturismo. Diciamo, è compatibile, nel senso che se uno ha fatto domanda con il bando regionale e il contributo che ha avuto non gli copre la diminuzione di fatturato, potrà rifare domanda su questo del PSR per la differenza non coperta dal contributo regionale. Ecco, quindi si possono sommare. L'importante è che non ci sia una sovracompensazione rispetto al fatturato. Lì, ovviamente, ci sarebbe il controllo da fare. Però, diciamo, qui le aziende sono di diverse dimensioni, quindi qualcuno avrà perso 1.000, qualcuno 2.000, qualcuno anche 10.000 euro avrà perso. Un agriturismo molto grande che ha i dipendenti, no, quindi certo, che si aspetta, che fa fatturati molto alti, arrivare a una perdita di fatturato di 7.000 euro non è difficile. No, ecco. Quindi mettendo l'uno più l'altro, quindi alla fine avremo per questo comparto 7 milioni di euro complessivamente. Oh, poi c'è l'ultima, appunto, come diceva l'assessore, l'ultima misura ancora in elaborazione, sempre per il settore zootecnico, per il settore da carne, per un aiuto a vitello nato nelle Marche, sempre per compensare il calo del prezzo nel periodo del Covid, e qui si mette in campo un aiuto a vitello di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, iscritto nella banca dati zootecnica nazionale al 1 febbraio 2020, fino a 100 euro per capo, con un minimo di 8 capi, e per un massimo di aiuto di 7.000 euro. Sì, è prevista, diciamo, adesso una dotazione finanziaria di 1,5 milioni. Ecco qua, abbiamo, diciamo, terminato l'illustrazione della manovra. Grazie, dottor Luciani. Allora, sì. Ok, un utente ci scrive: per chi non ha fatto domanda per il contributo a pecora, sarà possibile avere apertura di altri bandi a breve? Grazie. Una domanda, vediamo. Lo so, si potrebbe, allora, contributo a pecora, però, allora, no, qui stiamo, aspetta, parlando. Quale contributo a, esatto, pecora? Perché sarebbe da chi ci dovrebbe scrivere quale contributo, se quello. Perché qui abbiamo detto i contributi che prevedono il capo ovino sono due: uno, quello rivolto che era per, diciamo, per il calo delle vendite degli agnelli nel periodo pasquale e che faceva parte del primo stock dei bandi che ha chiuso. Invece l'altro bando, che scade il 20 di luglio e che è sempre a capo ovicaprino, ma serve per compensare il calo del prezzo del latte. Quindi, chiaramente, io penso che lui si riferisca a quello della carne, perché altrimenti quello del latte è un bando ancora aperto. Allora, non so se possiamo rimettere in campo, riaprire il bando, non so se possiamo permetterci di riaprire il bando. Però, dobbiamo vedere le risorse. Però attenzione bene, perché c'è da dire questo, che quel bando ha avuto un senso, perché ha avuto un senso di essere aperto, perché c'è stato il calo delle vendite nel periodo pasquale.
Riaprire cioè, adesso quello degli significherebbe... agnelli non ha senso, perché gli agnelli sono stati pagati perché non venivano acquistati durante il periodo pasquale non venivano, oppure non venivano pagati il giusto prezzo, perché in realtà ci sono stati delle proposte scandalose, cioè venivano pagati ad un quarto del prezzo reale, no? Oppure non si mandavano al macello, ma sai, un agnello che non va al macello poi non è che c'ha per il pastore tanto non penso interesse. Sia possibile aprirlo adesso non avrebbe senso, perché in questo momento non c'è una criticità legata alla vendita degli agnelli, che normalmente, e purtroppo questo sì, c'è soltanto in alcuni periodi dell'anno. Dovremmo lavorare per promuovere la vendita dell'agnello di qualità, dico io, e quindi in filiera e agnello di qualità tutto l'anno, anche perché qualcuno magari può non saperlo, ma l'agnello è l'unica carne che non dà allergia, e nelle diete di esclusione viene usato l'agnello. Con l'agnello si svezzano i bambini, cioè il primo liofilizzato che si dà ai bambini è liofilizzato d'agnello, quindi ci dovremmo un po' ragionare. La seconda domanda di un altro utente è: per il minor lavoro degli agriturismi di luglio e agosto, anche se aperti, non ci saranno stranieri quest'estate? Cioè, vuole dire per il... Perché non ci saranno stranieri quest'estate? Secondo me gli stranieri ci sono, io ne ho visti, ho visitato un paio di agriturismi venendo qui, gli stranieri per fortuna meno, ma un po' ci sono. Io direi però che, ecco, questo, quando si parla del bando che stiamo preparando con il PSR a settembre, lì, ecco, si prevede appunto il periodo stretto sempre del Covid, però lì si può lavorare su diciamo, una flessione di fatturato di periodo un po' più ampio, perché siamo coscienti che appunto oltre il lockdown vero e proprio stretto, come dicevo prima, le presenze risentono ancora, e comunque siamo a livello appunto di un aiuto, cioè non è che possiamo pensare di... Questo è un incentivo, è un aiuto alla liquidità. Ecco, quindi anche l'azienda sì, deve cercare in qualche modo di adattarsi al periodo, diciamo, di difficoltà. L'ultima domanda: quando saranno aperti i bandi di PSR per gli agriturismi? Settembre. A settembre. Settembre. Finito. Per quanto riguarda la vendemmia verde, ci potete dare qualche informazione in più? Certo. Allora, parliamo di vendemmia verde, di vendemmia selettiva, ok? Quindi non di vendemmia verde totale, perché, allora, non vedo il signore invece. Di vendemmia verde ce ne sono di due tipi. Una rivolta alle superfici che lo scorso anno hanno prodotto vini comuni, quindi vini non IGT, non ad hoc, non ad hoc G. Questo il bando c'è stato, si è chiuso e non lo possiamo riaprire perché è vincolato al programma nazionale di sostegno dell'OCM vitivinicolo. E c'era un aiuto di 1.700 euro per ettaro per toglierla tutta, quindi entro il 20 di luglio chi ha fatto domanda è stato ammesso, tutti quelli che hanno fatto domanda sono stati ammessi peraltro, deve proprio tagliare tutti i grappoli e buttarli per terra e lasciarli lì, perché poi quando ti viene a fare il controllo vuole vedere che il grappolo non è più sopra la pianta ma è per terra, proprio per avere il contributo. Questo però, diciamo che a parte che le superfici, diciamo, non ai GT sono poche, e diciamo queste superfici servono molto oltretutto nelle aziende, quindi
ci aspettavamo che venivano poche aziende. Noi abbiamo aperto tutte le possibilità perché e anche lì comunque abbiamo avuto delle domande. L'altra misura invece è più interessante, è la misura di livello nazionale, è la misura di livello nazionale. Qui la gestisce interamente l'AGEA. Mi sembra che la scadenza è il 31 di luglio, però non sono sicuro, perché la stavano discutendo proprio in questi giorni. Allora, lì il meccanismo è questo. Si fa intanto solo sulle superfici che lo scorso anno, nel 2019, hanno prodotto vini GT, DOC e DOC G, quindi solo su superfici che hanno prodotto vini di qualità. Su queste superfici, quindi che hanno prodotto nel 2019, cioè sulle quali nel 2019 è stata fatta denuncia di produzione su queste qualità, si deve quest'anno, nella vendemmia 2020, avere una vendemmia del 15% di meno, quindi una riduzione del 15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti, tolto il migliore e tolto il peggiore. Ma questo è tutto un calcolo che fa direttamente il SIAN, che te praticamente quando vai a fare domanda già ti presenta e tu gli dici quali sono le unità vitate che ti interessa, la macchina insomma si calcola e ti dice: tu l'anno scorso c'avevi questa produzione, quest'anno non puoi fare più una produzione più di questa, che già quindi considera il 15% di meno. Gli aiuti sono 500 euro per ettaro per l'IGT, 800 euro per la DOC, 1100 euro per la DOC G. Ognuno si deve fare i conti e vedere se gli conviene, perché per ottenere, ripeto, una riduzione del 15%, la riduzione si può fare, si deve fare, ecco, si può fare comunque fino alla vendemmia, ci hanno detto, ecco, poi è scritto, fino alla vendemmia. È un po'... vabbè, si può, comunque, il decreto dice che si può fare fino alla vendemmia, la riduzione. L'anno prima vabbè, insomma, lì si fa riferimento alle produzioni dichiarate nella dichiarazione di vendemmia. Si fa domanda entro tre. La gestione è interamente a livello nazionale, lo fanno tutto con il SIAR, con il SIAN, scusa. Grazie. Con il SIAN. Prego. Buonasera. Sono previste misure PSR per investimenti non Covid? O sono in programma? Non Covid? Allora, nelle manovre non ci sono investimenti, ad eccezione della misura, quella sulla vendita a domicilio, sono soltanto fondi perduti, non investimenti. Covid no, soltanto l'agriturismo, che non è, diciamo che è Covid, ma che poi Covid non è. Però per il resto no, investimenti no per il Covid. No, senza il Covid. Non Covid, diciamo. Non COVID. Ah, investimenti, cioè 4.1, 6.1, 6.4. Se c'è e quando sarà... Allora, l'intenzione è quella, io dico la parte politica, poi parla la parte tecnica. L'intenzione è quella di scorrere le graduatorie delle 4.1 e della 6.1. Perché ci sono progetti che sono veramente validi, le risorse erano insufficienti a coprire la grande mole di richieste, sono progetti già comunque presentati e a volte anche parzialmente o totalmente realizzati, quindi noi abbiamo deciso di scorrere le graduatorie perché abbiamo trovato delle risorse per scorrere le graduatorie. E bandi di investimento in questo ultimo anno non è semplice, perché noi stiamo aspettando le risorse della prossima programmazione, che come lei saprà non ci sarà se non fra 2 anni. Avremo invece le risorse nel 2021 e nel 2022, saranno risorse delle quali non conosciamo ancora l'entità, dovremmo lavorare ad ISO risorse. C'è chi dice invece meno, c'è chi dice invece che avremo qualcosa in più, ancora la Comunità Europea non l'ha deciso. E poi tra 2 anni comincerà invece la nuova programmazione, dove cambieranno anche gli strumenti, perché noi avremo un piano
di sviluppo strategico nazionale e dei piani, come dire, attuativi regionali, quindi cambierà proprio lo schema di gioco. Per due anni invece giocheremo con risorse che ancora non conosciamo, ma che prevediamo siano identiche a quelle che abbiamo, con lo schema di gioco attuale, con le misure che abbiamo. Quindi nel 2021 verosimilmente ci sarà una 4.1, ci sarà una 6.1. Quindi quest'anno non sono previste, però. No. Non si riesce. Non si riesce perché, come appunto, noi siamo... Non abbiamo la copertura. Impegno praticamente al 100%. Noi abbiamo finito i soldi, non ci abbiamo più. La Regione Marche ha utilizzato e impegnato tutte le risorse dei 538 milioni di euro del piano di sviluppo rurale ordinario, più i 160 milioni di negoziato di Sisma, più i 50 milioni di euro di cofinanziamento che ci ha praticamente concesso il Ministero e che ci ha coperto il Ministero. Noi li abbiamo usati tutti. Quindi con cosa lo copriamo un eventuale bando? Cioè, un nuovo bando in presenza. Metterci 5-6 milioni di euro sarebbe ridicolo, no? Un nuovo bando, appunto, in presenza di graduatorie aperte ancora, con cioè progetti, con progetti che potrebbero essere, che sono già stati presentati e che sono stati approvati e che già sappiamo sono progetti, diciamo, di qualità, perché già comunque noi li stiamo istruendo. Allora, adesso stiamo lavorando sulla scorrimento fino a punteggio 50, quindi mi pare che si arriva quasi fino alla fine, sulla graduatoria 4.1 del 2017, quindi prima del Covid, prima di quelle del bando Sisma. Stiamo portando a termine il finanziamento di tutte le graduatorie dei giovani, quindi sia quella precedente che quella del Sisma. Sicuramente si libereranno risorse, però le risorse si liberano un po' per volta, man mano che ci sono delle economie, qualcuno che rinuncia, ecco, quindi sono 5-6 milioni per volta, con i quali è impossibile aprire un bando di 4.1. Un bando di 4.1 si apre minimo con 20 milioni, perché non sono di presenti, insomma, a livello regionale non si può. Quindi, diciamo, quest'anno l'obiettivo è di completare i pacchetti che abbiamo. Ecco. Poi c'è questo PSR, è 2014-2020, no? Adesso ci sono, fino a 15 giorni fa era un anno, adesso è diventati due di proroga, come dire, di periodo transitorio, fino al prossimo periodo di programmazione, che quindi sarà non 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 2021-2027, ma 2023-2029. Ecco, in questi due anni ci devono, l'anno prossimo e l'anno ancora venturo, ci devono comunicare la dotazione finanziaria, comunque, che ci daranno, che dovrebbe essere, diciamo, una sorta di 500 milioni diviso 7 per 2, ecco, una cosa più del genere. Meno dovrebbe essere questo. E lì l'anno prossimo, ma se tu c'hai, si può pensare di riaprire un bando per gli investimenti per aziende agricole. C'hai una dotazione decente, dignitosa, invece con quello che ci abbiamo è meglio scorrere le graduatorie. E questo è stato un po' un problema, lei mi dà un assist, perché quando si dice, quando il governo diceva voi utilizzate in maniera molto veloce, se volete vi diamo la possibilità di utilizzare i fondi comunitari non utilizzati, la Regione Marche, essendo stata virtuosa anche sugli altri fondi comunitari, FERS, FSC, eccetera, noi ci siamo trovati ad essere stati virtuosi e quindi penalizzati nella possibilità oggi di utilizzare risorse che non abbiamo, perché le abbiamo già impegnate, non le abbiamo rendicontate, perché l'ho detto in altre riunioni, quando soprattutto nell'area del terremoto si chiedono delle proroghe, cioè noi le concediamo, perché e quindi gli stati d'avanzamento vengono pagati più tardi, perché vengono magari richiesti dall'azienda più tardi. Però l'impegno è totale, quindi non li possiamo utilizzare. Abbiamo risorse finite. Ok. Bene. Si può
Se non ci sono domande, io vi farei spiegare l'app, perché veramente questa è una cosa molto bella e lo possiamo provare a fare chi ha il telefonino in maniera molto semplice. Non serve una grande esperienza. È un'utilità importante questa. Ci si riesce con facilità. Grazie. Adesso la spieghiamo un attimo. Buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare vi do qualche numero. Non per il lotto, eh. Non è per il lotto. Non li giocate, perché... Sono le attuali domande sia in presentazione che in lavorazione. Allora, per l'agriturismo sono 444. Florovivaismo 196, il viticolo qualità 196, lattiero caseario 166, carne bovina 278 e oneri promozione 8. Allora, sono numeri abbastanza corposi, ma dietro a questi numeri ci sono altrettanti rappresentanti legali, altrettanti attori di impresa che ovviamente hanno a cuore il proprio progetto, la propria domanda, il proprio finanziamento. E qual è l'idea alla base dell'app fondamentalmente? È quella di rendere più partecipe appunto il rappresentante legale, e dico il rappresentante legale dell'impresa, alla propria domanda. In sostanza, come succede, come funziona adesso? Funziona che, diciamo, se nel momento in cui si presenta un progetto, molti di voi hanno necessità di avvalersi di un tecnico, il quale opera su una piattaforma della Regione Marche, sia che è il SIAR, e di lì poi inserisce tutti quanti i dati. Dopodiché la cosa rimane statica, nel senso che il rappresentante legale non sa che tipo di eventi possono innescarsi o incorrere, e quindi deve fare affidamento al tecnico. Il servizio pertanto ha pensato, il servizio delle politiche agroalimentari ha pensato di introdurre un'app in grado di poter fornire tutte le informazioni che volete sulle vostre domande, sulle vostre domande di finanziamento. Quindi, vediamo un attimo, scendendo un pochino nel clou. Ok, non va in modalità presentazione? Ci va? Allora. Innanzitutto nasce con l'idea proprio di poter essere scaricata negli smartphone di qualsiasi tipo, quindi sia dal punto di vista Android che dispositivi Apple, per intenderci. L'interfaccia che è stata utilizzata è un'interfaccia, definiamola user friendly, in pratica è identica a qualsiasi altro tipo di applicazione che potete utilizzare, quindi con le stesse modalità. Per scaricare l'app, se volete farlo, basta che nel vostro store, cioè l'applicativo in cui vi permette di scaricare le applicazioni, digitate PSR Marche come chiave di ricerca e vi compare subito. Qualora abbiate problemi, c'è un numero di assistenza che lo vedete qui. È un numero di assistenza a 360 gradi, quindi vi segue sia dall'installazione che in tutte le successive domande che volete porre. Questa è la schermata di home. Sono quattro, come vedete ci sono quattro sezioni. La prima è la registrazione, come qualsiasi altra app che voi già utilizzate per qualsiasi altro scopo, avete bisogno di una registrazione per poter entrare. La seconda è le news del PSR, e qui vi consente già di navigare con tutte le novità sugli eventi dei bandi in uscita, proroghe e quant'altro. Questo in sostanza lo potete anche fare da PC navigando sul sito della Regione Marche, però diciamo farlo in questi termini direttamente sul cellulare e con un pulsante dedicato sicuramente è più facile per alcuni di voi, magari per chi non ha proprio dimestichezza con gli strumenti informatici. Non ci arriviamo. La ricerca bandi, la quarta, consente di navigare nella sezione sito web regionale sempre con la stessa facilità e comodità, e la quarta sezione, che è quella più importante, è il SIAR, cioè proprio per i beneficiari del PSR. Allora, il login di registrazione ve lo dico praticamente, però ve lo dico adesso, dovete entrare con delle credenziali Coation. Chi le ha già
le utilizza, utilizza le proprie. Chi, se uno non le ha, ci sono gli sportelli della regione che potete tranquillamente chiedere al numero di assistenza, vi forniranno le indicazioni necessarie per poter prendere questo tipo di credenziali. Allora, abbiamo detto news PSR, quindi abbiamo tutte le ultime news del sito ufficiale PSR Marche, la ricerca bandi, quindi immaginate di mettere una parola chiave, filiera, e da lì avete ad elenco tutto ciò che vi riguardi, tutto ciò che riguarda la filiera. E qui abbiamo l'accesso, entriamo un attimo un pochino qui sul dettaglio, l'accesso a SIA, l'integrazione sistema Cohesion, che significa? Significa che una volta avute le credenziali Cohesion, voi entrate dentro e avete la possibilità di monitorare gli stati delle vostre domande, direttamente voi, senza tecnico, senza, diciamo, il vostro canale di riferimento per le domande da inoltrare al SIAR. Quindi potete, da qui potete visionare lo stato di approvazione, istruttoria e quant'altro vi interessi. C'è anche la sezione delle imprese consultabili, quindi la selezione delle imprese di interesse. E, come dicevamo prima, le domande consultabili, se avete due domande, mi scegliete quella che vi, un attimo vi attrae e che ne avete bisogno e ve la consultate. Il dettaglio del progetto, e lo scadenzario, la cronologia delle fasi amministrative e l'avanzamento dei lavori. Qui abbiamo una novità importante che forse è la forza di questa applicazione, quelle sono le notifiche push. Nel momento in cui voi presentate una domanda, vi fate vi loggate con le credenziali Cohesion e basta una volta sola, perché poi dopo il sistema se le memorizza, pertanto non c'è bisogno di ogni volta di reinserirle. Basta una volta sola e quindi, diciamo, una volta fatto, il sistema vive sul, diciamo, background, sul telefonino, e da lì vi permette di fare tutto il resto, tra cui anche la possibilità delle notifiche. Quindi che significa notifica push? È come un messaggino WhatsApp che vi compare sopra quando aprite la schermata, un attimo che vi collegate col telefono, vi compare, la vedete proprio la sezione che vi lampeggia, e da lì voi riuscite a capire, riuscite a leggere che tipo di notifica vi arriva. Ad esempio, potrebbe arrivarvi l'integrazione di una documentazione nella vostra domanda. Quindi non è più il tecnico a questo punto che vi chiama e vi avvisa, siete voi, quindi in qualche modo lo anticipate pure. Questo effettivamente, e magari vi eviterebbe anche quella possibilità in cui ci siano dei ritardi da parte del tecnico, delle dimenticanze. Quindi voi già sapete cosa vi chiede. Oltre a questo ci avete anche le altri tipi di notifiche, come ad esempio una cosa importante sono i decreti di AGEA, che poi, come sappiamo, quelli sono determinanti per il pagamento. L'app poi prosegue sempre come abbiamo detto, tenere sotto controllo le scadenze del progetto, gli scadenzari, cioè tutti abbiamo in mente quando importanti siano le scadenze, cioè perdere una scadenza, per quanto noi siamo buoni e bravi, significa perdere la validità ad un progetto, perdere la finanziabilità. Insomma, quindi avere uno strumento a disposizione che notifica il fatto di poter, che c'è una scadenza per presentare questo o un altro documento, è sicuramente una cosa che avvantaggia di molto il beneficiario. Le fasi amministrative, la cronologia, ne abbiamo, quindi, e anche anticipi, saldi, è a 360 gradi. Quindi varianti, qui abbiamo messo un elenco sulle slide, insomma, tutto il termine della fine realizzazione, la presentazione della domanda di saldo, diciamo anche la notifica del decreto di concessione e sostegno, la notifica del pagamento di AGEA. Allora, abbiamo detto, l'interfaccia è user-friendly, è facile utilizzare. Una volta entrate dentro avete soltanto un menu a discesa, quindi proprio è abbastanza maneggevole tutto, ma se avete problemi per qualsiasi cosa, c'è l'help desk, c'è il numero, quello che ve lo rimetto qui, così magari ve lo segnate meglio, se per caso.
Eccolo qua, il numero di assistenza che vi darà tutte le spiegazioni necessarie. Quindi il consiglio che vi diamo, scaricatevi l'app e usatela. Sì, sì. Già c'è. La domanda? Non e so che arriva il microfono. Per il login di Cohesion, sì. È lo stesso che ci avete dato per il Covid? Lo stesso, è lo stesso Cohesion? Sì, 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 se password Cohesion. C'è password e PIN. Quello lì. Se è della regione è tre. È sempre sì, lo stesso. Okay. Quello che si usa anche per il terremoto che usano. L'avete scaricata? Si può seguire tutto dal telefono, anche quando anche i vostri tecnici, qui ci sono molti tecnici, ma insomma l'azienda può seguire anche il tecnico, cioè, nasce, se porta l'integrazione oppure no. Nasce per il rappresentante legale perché è cioè, quello che abbiamo voluto dare è l'aiuto proprio all'interessato, al beneficiario, però anche i tecnici. Poveri tecnici. Sì, quello sì. Che un po' sta cosa c'è, no? Come nel terremoto. No, è capitato ieri che c'era un agricoltore... Tutto bloccato, poi tu ti accorgi che invece... Era capitato ieri, c'era un beneficiario che tipo 24 ore prima aveva saputo dal tecnico che per la sua presentazione di domanda doveva avere 120 pecore. Questo è il pecore, non ce l'aveva. Se non c'è le pecore... Chissà, però l'ha saputo, non è che invece magari era una cosa che poteva sapere doveva molto, molto prima. Prima magari lui vedeva quali erano le caratteristiche per partecipare al bando, se lo vedeva sull'app. Allora, se non ci sono altre domande? Vabbè, allora l'anticipo, allora. Di solito la seconda domanda che fanno è le credenziali SPID, attualmente non funziona con lo SPID, però ci stiamo lavorando e quindi prima o poi verrà saltare anche questo, anche se le SPID ha la caratteristica che ogni volta bisogna reinserirle. Invece questo, una volta che uno le mette, poi si rimane loggato. Bene, grazie. Un applauso perché è stato bravissimo. Abbiamo dato la degna importanza.